Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, sembra fatto apposta, ma ogni 8 mesi esce una novità riguardante i monopattini elettrici. In generale, ragazzi, la tecnologia litio, la micromobilità. E allora, cosa è successo? È successo che so già sicuramente che tanti di voi che seguono questo settore avranno già sicuramente letto della notizia. Ragazzi, un altro monopattino elettrico è esploso. Un'altra batteria a litio ha preso fuoco. Questa batteria, ragazzi, era montata in un monopattino elettrico. Era questo monopattino dentro un negozio di micromobilità, un negozio di bici elettriche, monopattini, un normale comunissimo negozio che c'è ormai oggi in tutte le città. Ragazzi, è esplosa un'altra batteria. Ora, tutto questo il monopattino che abbiamo visto qualche settimana fa, che gli è esplosa la batteria in strada mentre camminava, fanno sì che tantissimi di voi hanno paura ad utilizzarli questi mezzi, paura a tenerli in casa, perché ragazzi l'incendio è stato devastante, tutto il locale è andato in fumo, non è rimasto ragazzi niente. Mentre io parlo, un monopattinista passa col suo monopattino. Il monopattino che ha causato l'incendio, non si sa il brand, ma comunque poco importa, perché come già abbiamo detto tempo fa, non importa tanto il brand, perché le batterie litio sono simili per tutte. Può cambiare il brand della cella, può cambiare anche forse l'assemblaggio. Però ragazzi, se l'incidente deve esserci, c'è sia nel pacco batterie buono, top, che in quello scadente. È normale, però attenzione, non facciamo di tutta l'erba un fascio, nel senso che è normale che una batteria buona, di qualità, ha una durata maggiore, ha una qualità effettiva degli assemblaggi maggiore. Però effettivamente deve essere così, ragazzi. Per chi mi segue sa che io ho un corso tecnico pratico sulle batterie litio, cioè grazie al mio corso webinar saprai assemblare un pacco batterie litio, lo saprai riparare. Cioè, per dire questo, è perché è vero, è una tecnologia pericolosa, attenzione, è vero, se cortocircuitate possono esplodere, è vero, se una cella o più celle vanno in corto si surriscaldano e possono prendere fuoco, è vero ragazzi, però oggi questa tecnologia ad oggi è montata su tutti gli elettroutensili portatili, su tutta la micromobilità elettrica, ragazzi, è montata su qualsiasi cosa che sia elettrico a batteria, ragazzi, perciò se non se ne può più fare a meno. È vero, dobbiamo prendere i colpi, se assestiamo i colpi, però ragazzi attenzione, guarda, un altro monopattino elettrico che corre per le strade, perché oggi si stanno sviluppando, stanno crescendo i ragazzi e le ragazze, ma non solo ragazzi, anche gente un po' più grande con l'età, quarantenni, cinquantenni, io ho anche visto tanti sessantenni che mi hanno anche contattato per avere informazioni sulla mia offerta e collaborazione Cugo. Come sai chi mi segue, ho in atto una collaborazione con la casa produttrice Cugo, che fornisce direttamente dal produttore al consumatore monopattini elettrici a quantità limitata a prezzi, ragazzi, davvero davvero bassissimi. Un esempio, però ovviamente attenzione, da tenere con le pinze, perché ragazzi, perché i prezzi nel tempo possono variare. Oggi vi posso dire che un M4 Pro,
che il mio monopattino elettrico nel mercato sta intorno alle 700-750 euro, grazie alla collaborazione tra Foxtech Channel e Kugo lo potrai avere a soli 499 euro, cioè è niente ragazzi. Io personalmente non ho profitto in tutto questo, non sono io che vendo, ma è direttamente una vendita da parte di Kugo, e infatti chi andrà ad acquistare andrà a pagare direttamente sul conto PayPal della casa madre. Poi loro dalla Polonia spediranno e ve lo invieranno. Chi mi segue comunque sa che io collaboro con tante case, tante concessionari. Questa è una tra le tantissime offerte che io riesco a proporvi, ovviamente solo a chi mi segue, solo a chi è realmente interessato. Per informazioni sotto ti lascio i contatti e la mail, e se puoi puoi ordinarti il tuo monopattino elettrico a buon prezzo. Ritornando alle batterie ragazzi, facciamo molta attenzione. Io l'unico consiglio che posso darvi, perché io le batterie litio le conosco e le conosco davvero, le conosco bene, vi dico che è vero, possono essere molto pericolose, possono far danni, tanti danni, possono farti spaventare, e basta poco, pochissimo. Però ragazzi, se uno fa attenzione, se uno ci mette davvero tanta cura anche nel riporlo in una posizione un po' più riguardata, quando lo metti a caricare cerca di metterlo più possibile all'esterno, se ci dovessero essere problemi va bene, se prende fuoco ma sei in esterni, se non hai un balcone, non hai un garage, non hai un cortile, pazienza. Però ragazzi, state tanto attenti, le batterie come hai visto possono esplodere. Non è tante volte un danno da bassa qualità, un problema di qualità, è così ragazzi, può succedere. Non è una cosa che succede a tutti i monopattini elettrici del mondo, come vedi sono piccole percentuali, ma come per i monopattini anche per le bici elettriche. Cosa cambia? Che nei monopattini c'è una quantità maggiore di batterie, perché ovviamente serve più potenza. Consiglio numero uno: ricarica sempre il monopattino o la bici elettrica all'aperto se puoi. Consiglio numero due: non esporlo a alte temperature, non utilizzarlo se è troppo calda, se vedi fumo e uscire dalla batteria allontanati immediatamente, non cercare di spegnere il fuoco con l'acqua, perché ragazzi non ne vale la pena, non ce la farete. Ci sono tanti video su YouTube che lo testimoniano. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia stato utile, d'aiuto. Ti ricordo anche il mio manuale del monopattino elettrico, che è questo qui, lo trovi su Amazon, oggi è in offerta promozionale, vallo subito a vedere. Spedizione immediata con Amazon Prime, entrerai nella famiglia Fox Tempo Telegram, accedi anche a quello. Se il video ti è piaciuto lasciami un like, metti sotto un commento, dimmi cosa ne pensi di queste batterie che esplodono, se credi che sia un problema di qualità, se sia un problema di poca cura del cliente, perché tante volte ragazzi può anche essere questo, poca cura del cliente finale. Fammelo sapere, scrivi sotto, ripeto, iscriviti al canale, ciao e al prossimo video.